Questo video con il cellulare e con il microfono lavalier, quello a camicia per intenderci. È la prima volta che registro un video ASMR con il mio telefono e da tanto che non uso il lavalier, quindi non ho idea di come possa venire la qualità. Spero bene comunque. A parte per le mie mani, che lo so, le unghie non sono proprio fantastiche. E poi non so se puoi sentire il vento, però quello so che a molti di voi piace. E arriviamo subito al dunque. Che cosa voglio fare con questo video? In questo video voglio mettere in ordine il giardino Zen. Questo è un regalo che mi è stato gentilmente fatto dalla mia Amazon wishlist da uno di voi che si chiama Roberto. Grazie Roberto per questo bellissimo regalo. Non vedevo l'ora di realizzarci un video rilassante. E potete trovare la mia wishlist giù nell'info box, insieme a tutte le altre indicazioni su come supportare il canale se vi fa piacere, ovviamente. La scatola è molto triccherosa. Ora non so se si riesca a sentire con questo microfono, però il tapping sulla scatola io lo adoro. È uno tra i miei trigger preferiti. Mi ricordo che circa un anno fa, o forse anche andavano di moda proprio nei canali ASMR questi giardini Zen che inviava un'azienda. Io non ci ho mai collaborato purtroppo, però questa idea del giardinetto Zen mi è sempre piaciuta tantissimo e quindi l'ho inserito subito nella mia Amazon wishlist. Ho già tirato fuori dalla scatola tutti gli strumenti. Vedete, ora è vuota. Questa la appoggiamo qua. Scusate per la condizione delle mie mani. In generale io, se proprio c'è una cosa che non mi fa impazzire di me, sono le mani. Comunque ecco perché sto usando il cellulare, perché con la fotocamera io non riesco ad avere queste messe a fuoco così efficienti. Quindi ho pensato di provare, dato che in questo caso è fondamentale avere delle inquadrature fatte come si deve. E per il momento sono contenta, spero che venga bene. Ho messo anche questa tovaglietta lilla che mi piace tantissimo.
Andiamo a scartare, io l'ho tirato fuori perché il giorno che mi è arrivato, siccome mi è arrivato più di un mese fa, ma tra una cosa e l'altra non ho avuto tempo, avevo notato che il sacchetto, scusate, dove è presente la sabbietta, era rotto, quindi per quello ho tolto tutto dalla scatola per evitare che poi si disperdesse. Lasciarla normalmente dentro la scatola. Bene, adesso andiamo a riempirlo. Non vedevo l'ora. Poi abbiamo, questo dovrebbe essere un contenitore per una candela, però il problema è che qua non c'era una candela in allegato. Dopo guardo se è possibile metterne una mia qua dentro, se ci sta dentro, perché in realtà l'ho già utilizzata. Abbiamo delle pietroline. Che altro? Ah,
strumento per suonare. E poi basta, questo pezzettino non so a cosa appartenga. Va bene, iniziamo a occuparci del nostro giardino adesso. Eccoci qua. Questo lo metto più o meno al centro, così. E come prima cosa sistemiamo bene la nostra sabbietta. Spero davvero che si riescano a sentire questi suoni. Non si senta esageratamente il vento che c'è oggi. In questo video cercherò di non fare tongue clicking, perché so che a molti di voi piace, come anche a me, però ci sono anche altre persone che non lo apprezzano per niente e anzi gli dà fastidio. Quindi, siccome ci tengo ad accontentare un po' tutti, in questo video non ne farò. Rastrelliamo, rastrelliamo tutto il nostro giardino. Ecco qua. Adesso sistemiamo un po'. Quindi mettiamo la statuina qua. Eccola qua, che carina. Poi mettiamo le pietruzze qua. Poi la piantina qua. Eccola qui. Lo metto ancora un pochino più al centro, ecco. E poi sistemiamo il nostro Boeing. Eccolo qua. So se si riesce a vedere, ora sollevo di più l'inquadratura. Ecco, così si dovrebbe. Questo si suona. È veramente carinissimo. Adesso prendo un attimino una candelina che ho e vedo se ci sta qua dentro, o comunque la metto direttamente dall'altro suo recipiente, contenitore, insomma, così la accendiamo. Ok tesori, allora io ho trovato la Christmas cookie, però non la riesco a togliere da qua, quindi anche se non è carino come questo, al momento la mettiamo giusto per accenderla simbolicamente. E sembra tutta giallognola, ma vi assicuro che nella realtà non è così. Accendiamola, così possiamo dire di aver completato al meglio il nostro giardino zen, dai. Ecco qua. Non so se si riesca a sentire.
cagnolino che sta abbaiando da fuori. Non lo so. Comunque, questo